questo tema ampio, un tema che è molto ampio, va dal cielo, dalla bellezza della natura, ma anche le opere dell'uomo. Quando noi pensiamo alle opere artistiche, in realtà noi pensiamo un po' al passato, a quello che i grandi maestri, i grandi poeti hanno fatto. Come se oggi la tecnologia avesse un po' distrutto la fantasia e la forza creativa delle persone. In realtà c'è tra arte e tecnologie una sinergia molto forte e la sopravvivenza, penso, dell'aspetto umano della nostra vita può essere garantito se c'è un equilibrio tra queste due componenti. Se non c'è nessuna delle due parti che ha il sopravvento sull'altra. Come diceva prima nelle prove Carlo, il parlato, le poesie, i brani che verranno letti tra un brano musicale e l'altro, sono ispirati quest'anno a Antonino Guerra. Io mi permetto di anticipare due strofe di una poesia stupenda di Antonino Guerra che diceva: il futuro sta diventando una pianura con erbe secche e alberi pietrificati. E invece abbiamo bisogno di luoghi che siano uno specchio per le nostre riflessioni. Luoghi che ci facciano camminare lungo sentieri creati dalla nostra fantasia. C'è un altro rapporto che credo sia opportuno sottolineare questa sera, vista la particolarità del gruppo che suonerà e canterà, ed è il rapporto tra arte e disabilità. Noi spesso ci sentiamo un po' disorientati quando ci accorgiamo che in realtà le persone disabili hanno tante abilità, spesso hanno talenti e capacità che sono insospettabili. Di fronte alle performance di persone che magari hanno una limitazione fisica o psicologica, rimaniamo colpiti, disorientati. Molto spesso non sappiamo esprimere con forza quello che proviamo quando vediamo queste persone che riescono a trasmettere emozioni così profonde durante le loro rappresentazioni. E siamo noi che in quel momento forse ci riconosciamo la nostra disabilità. Forse è proprio in quel momento che scopriamo che la diversità è il vero motore, il vero cardine attorno al quale si muove il mondo intero. Il ologramma che questa sera si esibirà è un esempio concreto di quanto sia importante questo rapporto tra arti e disabilità. L'ologramma è una lezione per tutti, un'iniezione di ottimismo, di entusiasmo, anche per chi magari normodotato non riesce a trovare la propria dimensione umana. Il concerto si apre con un brano dalla Tosca di Giacomo Puccini, Vissi d'arte, che dà il nome al concerto di questa sera. L'aria è stato uno dei pezzi più importanti del repertorio di Maria Callas, della quale ieri ricorrevano i 40 anni dalla scomparsa. Dal 23 al 28 ottobre, nelle sale del municipio, viene organizzata una mostra di cimeli di Maria Callas, che ci sono stati dati da Ilario Tamassia, che ha la collezione più importante del mondo di Maria Callas. Tra l'altro proprio ieri a Parigi è stata inaugurata una mostra proprio con i cimeli che raccoglie Ilario Tamassia e che ha avuto un successo di pubblico nel primo giorno di apertura straordinariamente importante. Questa mostra si concluderà il 28 con un concerto
nel quale faranno parte alcune delle persone, degli ospiti, dei musicisti, dei cantanti che sono presenti questa sera al nostro concerto. Quindi vi invitiamo sin da ora alla mostra dal 23 al 28 e al concerto il 28, sabato 28 ottobre. A questo punto non voglio rubare altro tempo, sono stato nei 3 minuti che mi ero ripromesso e chiamerei non solo il direttore di Ologramma, ma l'anima di Ologramma, Roberta Frisoni. Delle correnti
dello slow food e del vivere lentamente. Perché Tonino Guerra non ha semplicemente scritto poesie e sceneggiature. Egli ha vissuto da poeta, visse d'arte, appunto. Si è posto nelle condizioni di sentire che le cose che ci circondano, l'aria, i fiumi, le montagne, ma anche le strade, le piazze, le case, i cortili, hanno una vita propria. Le cose vivono come noi, respirano, ci parlano. La semplicità delle sue parole diventa così il salvacondotto per entrare in intimità con le cose, per sentirne il respiro e lo spirito. Ci aiuta a guardarle con occhi nuovi. Ma se lo sguardo muta, le persone assumono di conseguenza connotati nuovi. Ci aiuta a guardarle con occhi nuovi. I loro limiti vengono ridisegnati. La vita allora diventa una favola fatta della magia, delle piccole cose. Oh,
leggera che ti gira intorno alla testa e diventa più chiara quando ridi. E ricordati che la solitudine tiene compagnia. Pretty eyes.
Gli aerei stanno in cielo come le navi al mare, come il sole all'orizzonte la sera, come il nero che non voglio tornare.
davanti a un vaso di rose appassite. E ogni tanto cadeva un petalo e stavi a sentire, quando toccava il legno della tavola, che era come un soffio nel silenzio grande che stava dentro di noi. A volte penso che tu abbia un'anima più grande della terra. Così contieni anche me e tutte le cose. Non ci sei mai. Thank you.
Thank you.
non si muova più attorno ai grandi sogni collettivi, ma cresca e alimenti soltanto piccoli desideri individuali, voglie senza più speranza, godimenti che si esauriscono nel presente. Il futuro sta diventando una pianura con erbe secche e alberi pietrificati, e invece abbiamo bisogno di luoghi che siano uno specchio per le nostre riflessioni. Luoghi che ci facciano camminare lungo sentieri creati dalla nostra fantasia. Insomma, bisognerebbe creare luoghi per fermare la nostra fretta e per aspettare l'anima. Perché siamo anime che vivono in un mare di emozioni. Con una matita in mezzo alle braccia ed uno specchio davanti alla faccia, non esiste modo per seguire il nostro falso raccontare. Alberi piani che fanno ombra, la luce trapassa, ma dopo ci canna, già nell'accendino e la sua fiamma, lo specchio è vero, presto parlerà. Parole amare, morte la bocca, un dolce sapore ti sente e ti passa, è inutile nascondersi. Thank you.
Ci l'ha fregato.
Thank you.